laggiù, ma che rinuncia al denaro per diventare più saggio. È Natale, quanti ricordi nel cuore, è l'amore che ti fa cantare. La 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 la. Ritrovati a Focus Cultura, buona vigilia di Natale a tutti voi. Abbiamo deciso di dedicare la copertina al canto di Natale, tradizionalmente legato a questo periodo dell'anno e che evoca in noi tanta poesia, ma come dire, in questo momento storico avevamo bisogno di un punto di riferimento forte e Dickens lo è. La vigilia di Natale è un momento in cui tutti pensiamo ai regali sotto l'albero. Noi al solito vi indichiamo dei libri, delle strenne particolari, quale quella che si chiama un libro, che si chiama L'occhio di Scanderberg, e a scriverlo è Tommaso Orsi Marsi, uno scrittore ormai affermato nella regione Calabria. Tommaso, tu ti cimenti questa volta con un genere diverso e anche il titolo, che fa riferimento ad un eroe albanese che però ha tanto a che fare con la Calabria. Ecco, qual è stata l'ispirazione che ti ha portato a cambiare decisamente rotta sulla scrittura, ma anche a pensare a Scanderberg, che tanta parte ha avuto anche nella nostra regione? Certo, in questo libro Scanderberg ha un ruolo importantissimo e, come dicevi, cambio rotta perché è il mio primo giallo, quindi mi cimento in questa nuova, in questo nuovo lavoro, affrontando il giallo e usando il doppio decalogo di Van Damme, che negli anni 20 teorizzò come va scritto un giallo. E certamente il ruolo di Scanderberg, questo personaggio anche storico, questo eroe albanese, ha un suo ruolo fondamentale perché vedremo dopo nel libro troverà delle situazioni così particolari. Hai deciso di ambientare questa storia a Cosenza, una Cosenza apparentemente tranquilla, poi non vi sveliamo, ma succede qualcosa. Ed è anche questa una caratteristica, no? Tu nei tuoi libri inserisci sempre qualcosa che riguarda la nostra terra, come se ne volessi raccontare del passato, del presente, no? Certo. Parlare diciamo della nostra terra in questo particolare libro di Cosenza, della sua storia, dei suoi posti, anche in alcuni casi della sua gastronomia, no, è un qualcosa che per me è importante. E vedremo che anche nel giallo, quando si parla purtroppo del giallo, non si può dare tanti elementi perché poi dopo si danno alla scrittura, e si crea in una maniera così particolare, però allo stesso tempo né si può esagerare nelle descrizioni, perché il giallo, per definizione, voglio dire, deve dare degli elementi così per la risoluzione di quel caso, però allo stesso tempo Cosenza c'è entrata benissimo, con i suoi misteri, con i suoi posti, con i suoi luoghi, i suoi quartieri, sia la nuova Cosenza che la Cosenza del centro storico.
Vogliamo dire ai nostri telespettatori che il tutto nasce da un delitto, il delitto di un giornalista. Poi nel libro qualche personaggio, insomma, di qualche personaggio dobbiamo parlare, di questo commissario a cui auguriamo tanta fortuna. Il personaggio del commissario e del suo aiutante, come nascono? Allora, il commissario è, questa infatti è la prima inchiesta del commissario Funaro, un commissario di polizia che arriva a Cosenza, viene trasferito a Cosenza e ha la prima incombenza di risolvere proprio il delitto di un giornalista che non si occupa, di cronaca nera o di altro, ma si occupa di cultura. E il personaggio, diciamo così, di Funaro è un personaggio particolare perché, nonostante non sia un cosentino, è molto legato alla città culturalmente. Culturalmente perché è di Napoli e la città, il centro storico, gli ricorda molto la sua Napoli. È poi appassionato di letteratura, è appassionato di Ariosto in particolare, e gli servirà anche questo suo modo di interpretare la vita, quindi di far capo alle opere, diciamo, di Ariosto per la stessa investigazione. Ha un personaggio a latere che è un poliziotto Ciartullo, che sulle prime lo vede così un po' in maniera stranita, proprio perché fa riferimento a questo modo di ragionare sulla letteratura, ma poi comprende che effettivamente il suo commissario ha qualcosa veramente da mettere in campo. Tra i personaggi anche un professore universitario col quale può discorrere e col quale può anche parlare di letteratura. Ed era, mi hai anticipata su questa domanda del professore, un altro personaggio che tu in qualche modo utilizzi, e lasciami passare il termine, proprio per far conoscere Cosenza e quindi dal punto di vista sia storico, sia culturale, sia gastronomico, come dici tu. Certo, perché il professor Santoro è un cosentino docco. Ha insegnato nella nostra università, l'Università d'Arcavacata, e quindi diciamo, conosce bene anche la stessa città. E si può svelare anche una piccola cosa, che darà una sua anche interpretazione su tutto quello che è di misterioso c'è a Cosenza, però dando sempre la possibilità al commissario di arrivare alla soluzione. Lui lancia solamente dei piccoli suggerimenti che talvolta sembrano, diciamo così, anche poco stentati, qualcosa così, diciamo, fumosi, però che chi va a investigare poi dopo trova veramente utili, e quindi è importantissima anche questa figura al latere del professore. Insomma, un bel intreccio in questo libro avvincente che vi consigliamo di leggere. Grazie a Tommaso Orsi Marsi per essere stato con noi. Ti auguriamo un buon Natale a te e alla tua famiglia. Noi proseguiamo e andiamo nel laboratorio dove nascono le storie con Elena Giorgiana Mirabelli. Fra il lettore e l'autore si stipula il cosiddetto patto narrativo, un patto che si stipula in maniera naturalmente implicita. E secondo questo patto narrativo, fondamentalmente, il lettore accetta quelle che sono le regole finzionali, della storia stessa. Quindi, sostanzialmente, ammette in maniera implicita, di accettare quelle regole e di volersi immergere totalmente nella vita dei personaggi. Dall'altra parte, però, questo patto viene stipulato anche dall'autore o dall'autrice. E nel momento in cui quindi si stipula questo patto, che in qualche modo è il patto che regola il rapporto fra i due soggetti ed è in qualche modo anche il patto che regola la validità di un testo,
Dal punto di vista dell'autore e dell'autrice, l'autore e l'autrice si impegnano a rendere la propria architettura il più solida possibile, perché così come il lettore, in qualche modo, accetta di immergersi in un mondo immaginario, dall'altra parte l'autore si deve impegnare affinché questo mondo immaginario sia il più coerente possibile. Il patto narrativo è ciò che consente, per esempio, di parlare di mondi, i mondi immaginari della fantascienza, del fantasy, le distopie, le ucronie, mondi con delle regole ben precise e ben stabilite, che in qualche modo accolgono il pubblico in tutta la loro. Come dire, la loro solidità. L'anno della mia morte era iniziato bene, ero riuscita ad accomodare e a ripiegare certe ambizioni dolorose e mi ero messo diligentemente a seguire il flusso delle cose che capitavano. Lavoravo in una piccola casa editrice che pubblicava libri di spiritualità e filosofia. Il lavoro mi piaceva e pagava l'affitto di una camera in un appartamento pieno di libri a San Giovanni, da cui, se mi sporgevo abbastanza dalla finestra del salotto rischiando di cadere nel giardino condominiale, riuscivo a vedere un pezzetto di cattedrale. Natale è per antonomasia la festa dei bambini, la letteratura per bambini è sempre più fiorente e ci sono da scegliere i libri illustrati per tutte le età che stimolano la fantasia di bambini e ragazzi. Donare un libro per bambini e donare un momento di crescita ai bambini. E quindi seguiamo i consigli di Assunta Morrone. Dal 7 all'11 dicembre si è tenuta a Roma, presso il Centro Congressi La Nuvola, la consueta fiera della piccola e media editoria, più libri, più liberi. Eravamo lì e avevamo la voglia e il desiderio di girare tra gli stand per trovare delle nuove proposte. Durante i giorni della fiera era possibile assistere a moltissime presentazioni e incontrare direttamente gli autori. C'erano stand per tutti i gusti, dai più piccoli ai più grandi. A noi serviva un progetto nuovo, particolare, quindi lo abbiamo cercato con attenzione per poterlo poi presentare qui. In particolare, dunque, ci è piaciuta una proposta di una casa editrice che già dal nome è subito diventata simpatica, Parapiglia. Questa casa editrice ha pubblicato un libro che si intitola Dringlong Ops Vroom. Il testo è di Susy Danesin. Le bellissime illustrazioni sono di Francesca Carabelli. Sfogliare questo libro significa andare alla ricerca di tantissimi personaggi, bambini e animali, in contesti diversi, tutti alla ricerca di un buon modo per leggere. D'altra parte, l'interesse per la lettura trova in questo tipo di libri un modo anche giocoso per i nostri lettori. Il sottotitolo è tutto un programma. Scalda la voce, fai un saltello e accendi questo libro. Ci è piaciuto pensare che la lettura diventi appunto il gioco preferito dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Per cui vi chiediamo di leggere attentamente il libro, di guardare attentamente le illustrazioni, ma soprattutto di andare alla ricerca di un personaggio che viene citato, ma sembrerebbe non esserci perché l'illustratrice non vuole disegnarla. E invece no, scoprirete che durante tutto il percorso questo personaggio c'è. Cercate dunque il personaggio. Sapete chi è? Una mucca. Ci sarà nel libro? Se hai il coraggio di aprire questo libro, troverai una storia, per fortuna, piena di insegnamenti, luoghi diversi, strani animali e regali misteriosi. Ma oltre alla storia, troverai anche istruzioni dettagliatissime per aggiungere effetti speciali davvero incredibili, visto che sarai proprio tu, il lettore, a doverli fare.
Un libro da leggere dove ti pare, da giocare, capovolgere, far suonare come un trombone, anzi come un'intera orchestra. E siamo arrivati quasi alla fine di questa prima parte, attesa perché scopriremo insieme quali sono i libri più venduti, i libri calabresi più venduti in questa settimana nella classifica di Silverio Curti. Ben ritrovate alle amiche, agli amici affezionati di Focus Cultura. È un particolare benvenuto, particolarmente affettuoso, a chi invece per la prima volta segue questo piccolo spazio che la nostra trasmissione dedica agli autori nati nella nostra terra. E lo facciamo attraverso una classifica di 5 posizioni che questa settimana è particolarmente interessante perché tutte e 5 le province della nostra regione vengono rappresentate con i loro autori. Partiamo dalla provincia di Vibo, in particolare San Nicola da Crista, dove è nato l'antropologo Vito Teti, che torna a scuoterci con il suo nuovo saggio La Restanza, edito dalla prestigiosa casa editrice Einaudi nella collana di saggistica Le Vele. E di Catanzaro invece il giornalista Alessandro De Virgilio, il suo nuovo libro edito dalla casa editrice Rubbettino è Pacchetto Colombo, la truffa dell'industrializzazione fantasma nella Calabria degli anni 70, che si è rivelato un autentico fallimento. Arriviamo al podio dove torna in modo prepotente l'autore di Carfizzi in provincia di Crotone, di cultura e di tradizione albanese, Carmine Abate, che torna ad incantarci invece con il suo nuovo romanzo Il cercatore di luce, edito dalla Mondadori. Posizione numero 2, siamo in provincia di Reggio Calabria, in particolare ad Aflico, per il nostro affabulatore Gioacchino Criaco, il suo nuovo libro Il custode delle parole, è edito dalla casa editrice Feltrinelli. Gioacchino Criaco, ricordiamo, autore di Anime Nere, il libro che lo rivelò in modo prepotente nel 2008 e da cui è stato tratto un magnifico film, vincitore di svariati premi. Arriviamo alla posizione numero 1, una conferma per Nicola H. Cosentino, il suo nuovo libro Le tracce fantasma, edito dalla casa editrice Minimum Fax. Siamo nella provincia di Cosenza, Nicola è originario di Praia a Mare, ma da anni vive a Cosenza. Il nuovo libro vede per protagonista un critico musicale la cui vita scandita da concerti e da interviste musicali viene sconvolta dal passato che torna in modo prepotente a bussare alle porte. È il viso di una donna, si sa, quando una donna torna nella nostra vita spesso sono sconvolgimenti clamorosi. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Focus Cultura, non senza augurarvi buone feste e ricordandovi che i libri per vivere e guizzare fuori dalle queste copertine hanno bisogno di noi e noi di loro. A presto. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Focus Cultura, la vigilia di Natale. Non potevamo non parlare di presepi, ce n'è uno in particolare ormai storico a Carolei, pensate, è arrivato, è giunto alla 13ª edizione ed è un presepe vivente. L'appuntamento è il giorno di Santo Stefano, il 26 dalle 17. Alle 20 e poi ancora ci sarà una replica il 6 di gennaio. È davvero una iniziativa da non perdere, come ci racconta il presidente dell'associazione che tanto lavoro sta mettendo in campo per organizzarlo, Giovanni Muoio. Il presepe nasce per iniziativa dell'oratorio parrocchiale Buon Pastore sotto la guida nel 2007, sotto la guida del sacerdote Don Massimo Iaconiani. Successivamente è stata formata appunto l'associazione del presepe e quest'anno festeggiamo la 13ª edizione. Il nostro presepe ha una particolarità rispetto a tanti altri,
quella di occupare come location vari luoghi, quartieri e borghi del nostro territorio, proprio per farli conoscere ai visitatori. Quest'anno in più abbiamo inteso coinvolgere anche tutte le associazioni del territorio per allestire mostre e mercatini natalizi, tipo, e quindi per esempio ci sarà il mercatino natalizio a cuore della Proloco, e poi mostre su Alfonso Lentano, su Orfeo Reda, su Franco Scaglione, e Cubi Broccoli e Tony Villar e tanti altri personaggi, no? Che non vi svelo per stimolare la vostra curiosità a venire a Caolei per visitare principalmente il nostro splendido presepe e anche per conoscere altre cose del nostro territorio. Il presepe ci riporta sempre alla poesia di questa notte che ha cambiato il mondo con la nascita di un bambino, la semplicità delle piccole cose, dei gesti quotidiani, che è rivoluzionaria e quindi la poesia ha questo stesso silenzio, questa stessa lentezza, però ci fa cambiare il modo di guardare alle cose e il nostro animo, il nostro cuore che si riempie di sensibilità. Aldo Mazza. Nella nostra rubrica dedicata alla poesia di questa decima puntata, come promesso, torniamo a parlare della poetica di Pablo Neruda. Ancora un ben ritrovato a tutti voi e grazie davvero per essere con noi. Della vita del poeta abbiamo tracciato un profilo ampio nelle precedenti puntate, per cui oggi abbiamo deciso di dedicarci esclusivamente ad una sua nuova lirica. Pubblicati nel 24, questi sono forse i suoi versi più letti, sia per il tema trattato, l'amore come linguaggio universale, che per la sua capacità di arrivare sempre attraverso la sua sensibilità nel profondo dell'animo umano. Con grandissima abilità, infatti, Pablo Neruda torna a raccontare il quotidiano, un quotidiano ricco di sentimenti ed esperienze di vita che trascinano il lettore in un turbinio di emozioni. Tratta dal libro 20 poesie d'amore e una canzone disperata, questa lirica ha per titolo Poema 20. È molto probabile che Neruda l'abbia scritta ispirandosi al suo rapporto con Albertina Azocar, una donna con la quale ebbe una relazione segreta per quasi 10 anni. Egli narra la perdita della persona amata e la sua malinconia per la mancanza di quello che lui considerava il bene più prezioso, sullo sfondo di una notte stellata e azzurra, dove gli astri cantano assieme a lui tutta la sua solitudine, il suo dolore, lo sgomento e il suo turbamento. Il distacco rappresenta per lui una lacerazione profonda. Il triste ricordo di lei e del suo romantico amore amplificano la sua nostalgia. Non riesce a darsi pace per la fine di questa relazione e torna con il pensiero ai momenti in cui, guardando la sua donna negli occhi, l'ha amata e baciata tante volte. La sua mente poi prova a trovare conforto nella consapevolezza che le relazioni, i rapporti possano anche cambiare nel tempo, che non possono rimanere sempre uguali, ma che subiscono trasformazioni perché è proprio il tempo a cambiare le persone. Ma il suo cuore non si arrende. Insegue ancora la sua amata, sebbene abbia capito che presto sarà di qualcun altro. E allora, gridando la sua sofferenza e ripetendo per ben 3 volte: posso scrivere i versi più tristi stanotte? Prova per un'ultima volta a cercarla nel vento, anche solo per sfiorarle un orecchio. Ma con amarezza conclude: è così breve l'amore, è così lungo l'oblio. Grazie molte a tutti voi e alla prossima. Ciao. Posso scrivere i versi più tristi stanotte, scrivere per esempio La notte stellata e tremano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi stanotte, io l'ho amata e a volte anche lei mi amava. In notti come questa l'ho tenuta tra le braccia, l'ho baciata tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi ha amato e a volte anche io l'amavo.
In questo tempo di festa c'è più tempo per noi stessi e quindi per dedicarsi alla lettura che è cibo per la mente. Allora seguiamo i consigli di Antonio Sergi. Edoardo Nesi con La mia ombra è tua riesce attraverso il suo romanzo migliore a raccontare passioni incontenibili, giorni che valgono una vita intera. Edoardo Nesi, si sa, è un creatore di mitologie, dona atti d'amore per la letteratura e soprattutto cattura questo nostro folle mondo con ardore. E lo fa attraverso questa storia, una storia d'amore iniziata 40 anni fa, ma non ancora finita, perché è la storia di un viaggio nell'Italia del 2019, è un viaggio epico, comico, stupefatto, intrapreso su una Jeep del 79 senza né tetto né sportelli, da Emiliano De Vito, che è un 22enne appena laureato con la lode in lettere antiche, e Vezzosi, Vittorio Vezzosi, uno scrittore di un solo libro pubblicato nel 95, dopo un successo planetario, ed inchiudersi in una casa colonica fu la sua decisione. Troppo distanti le loro generazioni di questi due antieroi, troppo lontane le loro visioni del mondo e troppo diversi i loro destini, ma verso Milano è una fiera mercato degli anni 80 e 90, dove Vezzosi ha incomprensibilmente accettato di tenere un discorso, infrange questo silenzio durato quasi un secolo, e quindi l'attenzione di un mondo impazzito si riversa su di loro, sui social, convinceranno l'Italia a fermarsi per ascoltare in diretta Vezzosi. L'unica risorsa è l'ultima speranza, dice, mentre fai conti con il suo e il nostro passato e soprattutto con l'immenso, pericoloso potere della nostalgia che attanaglia e stringe forte, troppo forte, il presente e il futuro in questo nostro paese, che purtroppo rischia di essere perso nel ricordo di sé e governato dai demagoghi peggiori. E quindi Nesi, attraverso generazioni diverse, attraverso storie che in qualche modo si riannodano con un sottile filo aureo che tiene insieme gli spiriti di questi due protagonisti, cattura quelle che sono le sensazioni della pre-pandemia e li mostra al mondo come in un giorno sospeso da tutto il resto, che altro non è che la vita che ci passa accanto e che a volte non ci dà l'idea netta e totale di quello che poi è il senso della vita stessa, quindi l'amore, la passione per le cose che si fanno, per la vita che si ha, la forse troppa attesa di un passato che non tornerà, e cerca in qualche modo di far comprendere come ci si possa ubriacare di futuro, di un futuro che può tornare a splendere come è successo in passato, soltanto se riusciamo a svincolarsi da un'esasperata nostalgia che fa sempre bene al cuore, ma che in qualche modo non dà benzina a un'anima che deve sempre cercare un approdo. E l'approdo Nesi lo fa comprendere, ecco, è quello che può essere un gesto d'amore per gli altri, un gesto d'amore per se stessi, un gesto d'amore in sostanza per la vita. Non voglio convincere nessuno di nulla io, tanto lo so come vanno le cose, vanno nella direzione opposta a quella in cui sto io, e allora è inutile sgolarsi e farsi il sangue amaro, come diceva il babbo. Fin da bambino avevo imparato a sopportare pazientemente le persone moleste, come mi avevano insegnato al catechismo, e anche tutti gli scherzi, le prese in giro, le offese. Ogni volta che i bulli mi avevano beccato, mi ero preso i miei scapaccioni e me ne ero tornato a casa zitto, senza lamentarmi. E chiudiamo con la classifica dei libri nazionali più venduti in questa settimana, curata da Pino Sassano. Ben ritrovati a questo appuntamento settimanale con i primi 10 libri venduti in Italia. Una settimana particolare questa, perché è la settimana che dà indicazioni sulle letture che in Italia, in un periodo come questo, quello festivo, gli italiani scelgono. Al decimo posto non è una novità, PIF si riconferma in classifica con La disperata ricerca dell'amore, edito da Feltrinelli. Beh, anche in questo caso avremo modo, per chi ancora non l'avesse fatto, di leggere quante possibilità ci sono, che ognuno di noi, invece di avere solo un'anima gemella, ne scopre di avere almeno 7.
Al nono posto un saggio, quello di Aldo Cazzullo, ormai rinomatissimo, presente in questo nostro elenco da più settimane. Il suo libro è Mussolini il capobanda, l'editore è Mondadori. Beh, insomma, qui ritroveremo una cruda cronaca sul periodo fascista in Italia. È italiano anche lo scrittore che si attesta e ritorna in classifica all'ottavo posto, il grande Paolo Giordano. Il suo libro è Tasmania, Einaudi, un romanzo che ricalca i dubbi dei grandi romanzieri di stampo scientifico che analizzano le contraddizioni, i dubbi, le crisi di una generazione in rapporto con lo sviluppo universale, con lo sviluppo del nostro pianeta. Al settimo posto la grande novità invece si manifesta in classifica con Massimo Recalcati, grande psicanalista, conosciutissimo per le sue presenze in rete e in televisione, come molti altri autori. La luce delle stelle morte, il suo libro, l'editore è Feltrinelli. La grande significativa questione che riesce a far entrare in classifica un libro che in un periodo festivo e di presunta allegria riesce a far riflettere sul senso della morte e le possibilità di elaborazione del lutto. Al sesto posto Alberto Angela, è una novità, Nerone, la rinascita di Roma, è il terzo volume edito da HarperCollins sulla figura di Nerone, è inutile sprecare troppe parole su questo personaggio televisivo, figlio d'arte, gran divulgatore ed anche scienziato. Al quinto posto, da più tempo, invece, Bruno Vespa frequenta la nostra classifica con La grande tempesta, editore Mondadori. Beh, il libro parla di Mussolini, parla di Putin e ci dà qualche indicazione, qualche notizia, magari inedita, sull'ascesa al governo di Giorgia Meloni. Al quarto posto ribadisce la sua presenza in questo nostro elenco settimanale Benedetta Rossi, grande esperta di cucina. Benvenuto in casa mia il suo libro, Mondadori Electa e l'editore, si ribadiranno, ritroveremo gli ingredienti particolari di una cucina accogliente come quella di Benedetta Rossi, che già conosciamo anche lei per le presenze in video, sia in televisione che online. Al terzo posto invece Matteo Bussola con il suo Rosmarino, il Rosmarino non capisce l'inverno, edito da Einaudi, si ripresenta in classifica con i suoi ritratti di donne forti, capaci di radicarsi come il rosmarino e ritrovare forza significativa nei periodi difficili delle stagioni delle nostre vite. Al secondo posto Donato Carrisi con questo grande thriller, La casa delle luci, l'editore Longanesi. Beh, sappiamo che lui è un maestro del genere, criminologo, regista. In questo caso è molto dark la sua storia, c'è una bambina sola, un ipnotista, una voce di un bambino immaginario che conosce alcuni segreti, ma anche i segreti di una scomparsa che lo riguarda personalmente il nostro ipnotista. Al primo posto, ribadisce, si ritrova, e questo già da conferma delle grandissime qualità di scrittura di Maurizio De Giovanni. Il suo libro è Caminito, un aprile del commissario Ricciardi. L'editore Einaudi, un grande ritorno attesissimo. Siamo nel 1939, agli esordi della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati 5 anni di sconvolgimenti nella vita del nostro magnifico commissario Ricciardi. C'è una figlia, il dubbio che probabilmente ci toglieremo leggendo questo grande romanzo noir è: ma questa figlia avrà ereditato le virtù del padre per quanto riguarda la capacità di indagare all'interno di una realtà che porta al delitto? Beh, lo sapremo leggendo questo bellissimo libro. Per il resto auguro a tutti una ottima lettura e do appuntamento alla prossima settimana. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie regia Luca Chito, noi vi auguriamo un sereno Natale.